Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska, secondo quaderno. Canterò in eterno la misericordia del Signore, la misericordia divina nella mia anima. Paragrafi 952-959. Gesù mio, tu vedi che la tua volontà è per me tutto. Mi è indifferente quello che farai con me. Se mi ordini di metter mano all'opera, lo farò con tranquillità, sebbene io sappia di non essere idonea a questo. Se mi ordini, tramite i tuoi rappresentanti, di attendere, aspetterò pazientemente. Tu riempi la mia anima di entusiasmo e non mi dai la possibilità di agire. Mi attiri con te nei cieli e mi lasci sulla terra. Infondi nella mia anima la nostalgia di te e ti nascondi davanti a me. Muoio dal desiderio di unirmi a te per l'eternità e non permetti alla morte di avvicinarsi a me. O volontà di Dio, tu sei il mio nutrimento e la delizia dell'anima. Quando mi sottometto alla santa volontà del mio Dio, un abisso di pace inonda la mia anima. O mio Gesù, tu non dai la ricompensa per il successo dell'opera, ma per la volontà sincera e per la fatica sostenuta. Per questo sono pienamente tranquilla, anche se tutte le mie iniziative e i miei sforzi venissero annullati o non fossero mai realizzati. Se avrò fatto tutto ciò che è mio potere, il resto non è affar mio, e perciò anche le più grandi tempeste non turberanno la profondità della mia pace. Nella mia coscienza dimora la volontà di Dio. 15 febbraio 1937. Oggi le mie sofferenze sono un po' aumentate. Non solo provo maggiori dolori ai polmoni, ma anche strani dolori all'intestino. Soffro tanto quanto la mia debole natura riesce a sopportare. Tutto per le anime immortali, per impetrare la misericordia divina per i poveri peccatori, per impetrare la forza ai sacerdoti. Oh, che grande venerazione ho per i sacerdoti! E prego Gesù, sommo sacerdote, di concedere loro molte grazie. Oggi, dopo la Santa Comunione, Gesù mi ha detto: «Figlia mia, è mia delizia unirmi a te. Quando ti sottometti alla mia volontà, mi rendi la più grande gloria e con ciò attiri su di te un mare di benedizioni. Non avrei per te una predilezione particolare se tu non vivessi della mia volontà. O mio dolce ospite, per te sono pronta a tutti i sacrifici, però tu sai che sono la debolezza personificata, ma con te posso tutto. O Gesù mio, ti supplico, resta con me ogni momento». 15 febbraio 1937. Oggi ho udito queste parole nell'anima. O vittima gradita al Padre mio, sappi questo, figlia mia, che tutta la Santissima Trinità ha in te la sua particolare predilezione per il fatto che vivi unicamente della volontà di Dio. Nessun sacrificio è paragonabile a questo.
Dopo queste parole fu data alla mia anima la conoscenza della volontà di Dio, cioè guardo tutto da un punto di vista superiore, e tutti gli avvenimenti e le cose spiacevoli o piacevoli li accetto con amore, come dimostrazioni della particolare predilezione del Padre Celeste. Sull'altare dell'amore arderà la pura offerta della mia volontà. Affinché la mia offerta sia perfetta, mi unisco strettamente al sacrificio di Gesù sulla croce. E, quando sotto il peso di grandi sofferenze la mia natura fremerà e le forze fisiche e spirituali diminuiranno, allora mi nasconderò profondamente nella ferita aperta del cuore di Gesù, tacendo come una colomba, senza lamentarmi. Tutte le mie predilezioni, siano pure le più sante, le più belle, le più nobili, vadano sempre all'ultimo posto, e dal primo posto ci sia la tua santa volontà. Il tuo più piccolo desiderio, o Signore, mi è più caro del cielo con tutti i suoi tesori. So bene che una creatura non mi comprende, per questo la mia offerta sarà più pura ai tuoi occhi. Alcuni giorni fa è venuta da me una certa persona a chiedermi di pregare molto per una sua intenzione, perché aveva degli affari molto importanti ed urgenti. Improvvisamente ho avvertito nell'anima che ciò non era gradito a Dio, e le ho risposto che non avrei pregato per quell'intenzione, avrei pregato per lei in generale. Dopo qualche giorno quella signora è tornata da me e mi ha ringraziato per non aver pregato secondo la sua intenzione, ma per lei, dato che essa aveva nutrito un progetto di vendetta nei riguardi di una persona alla quale doveva onore e rispetto in virtù del quarto comandamento. Il Signore l'aveva cambiata intimamente, ed è stata lei stessa a riconoscere la propria colpa. Ma si è meravigliata del fatto che io abbia scoperto il suo segreto. Oggi ho ricevuto una lettera da Don Sopocco con gli auguri per il mio onomastico. Sono stata contenta per gli auguri, ma mi sono rattristata per la sua cattiva salute. Lo sapevo per cognizione interiore, ma non volevo crederci. Però, dal momento che mi ha risposto che è così, allora anche le altre cose di cui non ha scritto sono vere, e la mia cognizione interiore non mi inganna. E mi raccomanda di sottolineare tutto quello che so che non è di mia provenienza, cioè tutto quello che Gesù mi dice, quello che sento nell'anima. Già più di una volta mi ha pregato per questo, ma io non ho avuto tempo, ed anche per la verità non mi sono molto affrettata a farlo. Ma, nello stesso tempo, come sa lui che non l'ho fatto? La cosa mi ha stupito enormemente, ma ora mi metterò al lavoro con tutto il cuore. O mio Gesù, la volontà dei tuoi rappresentanti è la tua santa volontà evidente, senza ombra di dubbio. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore.